Bella a tutti ragazzi e benvenuti nel settimo episodio della nostra RetroCraft. Signori, prima di partire al video vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. E niente signori, partiamo con il video di oggi. Siamo nel Nether, io mi sono un attimino riorganizzato l'inventario. Ho già una spada di riserva, un piccone di riserva e un piccone di diamante. Mi sono portato una caterva di cibo. Abbiamo iniziato a pescare signori, quindi abbiamo tre merluzzetti belli cotti pronti per noi per mangiarceli, ma l'obiettivo di oggi è trovare una fortezza e se possibile anche qualche enderpearl. Allora, là sotto già ci sono tre enderman e noi io direi zitto zitto cacchio cacchio di ammazzarli in modo tale da riuscire a recuperare le prime enderpearl. Siamo in sicurezza così? Non lo so, però nel dubbio ci mettiamo un pochino più in sicurezza, recuperiamo la nostra spadozza e lì dove cazzo sono finiti? No! Porca miseria, mi si era bloccato il tasto dell'andare avanti. Signori, sono spariti gli Enderman, ma stiamo a scherzare? Cioè, 30 secondi ci ho messo a scavare il buco e mi sono spariti gli Enderman. Bene, bene, ok, iniziamo benissimo. Allora, io ho preso già le coordinate del nostro portale, quindi direi di non perdere tempo e avventurarci, signori. Dobbiamo avventurarci. Ci serve una fortezza, ci servono Enderman. Allora, per fortuna non ci sono più problemi di mostriciattoli strani che ci inseguono e ci ammazzano. E questa a noi va benissimo. Dobbiamo semplicemente stare attenti a non colpire i pigmen. Che diciamo, questa è la base del vecchio Nether. La base del vecchio Nether. L'unica cosa a cui dovevi stare attento è non colpire i pigmen. Che quelli, se li colpisci, sono l'unica fonte di cattiveria che c'hai in questo Minecraft. Allora, iniziamo a scendere. Possiamo scendere in maniera. No, ho già distrutto il piccone. Meno male che già ne abbiamo preparato un altro. Possiamo scendere in maniera senza fratturarci le ginocchia? Forse sì, forse da qui possiamo riuscire a scendere. Forse da qui riusciamo a scendere in maniera calma e tranquilla. Del quarzo che possiamo prendere col piccone di ferro. Buona a saperla questa. Mettiamo una torcina qui, così quantomeno dici, sai, come cazzo la metto per avere la torcia senza fare danno. Ok, sì, andiamo in questa direzione, signori. Non so niente dove stiamo andando, so di sicuro che dobbiamo trovare una fortezza. Cammineremo tanto? Sì, penso proprio di sì, signori. L'obiettivo è camminare tanto e trovare degli Enderman. Questo già è un buon passo avanti, che io però eviterei di guardarli adesso. La levi questa cazzara di gravel, grazie. Facciamoci un piccolo fortino in modo tale che loro non ci possano, nel senso possono arrivare qui. Ok, hanno la loro bellissima piattaforma dove venirmi a trovare, perché abbiamo bisogno dell'Ender per signori. Abbiamo decisamente bisogno di Ender per come se non ci fosse un domani, perché ci servono per il portale, ci servono per trovare la cazzarola, come si chiama. Siamo coperti qui? No. Tutto questo io ora mi girerò e gli Enderman se ne saranno andati. Adesso siamo coperti? Sì, penso di sì. Facciamo anche così, va, così dovremmo essere proprio al sicuro. Siamo al sicuro? Forse proprio mi manca un blocchettino di qui. Perfetto, signori. Tentiamo la sorte. A te ti ho guardato e a te ti ho guardato. Ci arrivate qui? Eccolo, eccolo, zio, bravo. Bravo, zio, hai capito tutto. Hai capito tutto. Ora devi riuscire a salire qui. Mi vieni a trovare qui sopra, zio? Guarda, è facile, zio. Devi fare un ultimo passo in avanti. Mannaggia a te a chi non te lo dice pure. Mi si bloccano i tasti, mannaggia a me. Oh. Zio, io lì non ti posso ammazzare però, perché appena io ti ammazzo lì, tu cadi di sotto. Ecco, appunto. E che abbiamo concluso? Niente. No, 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 il tasto, mi si è bloccato il tasto. Il fatto che mi si bloccano i tasti mi dà un fastidio che voi neanche potete immaginare.
Allora, stiamo calmi. Tu non mi vuoi guardare proprio, è vero? Quell'altro che fine ha fatto? È cascato da là sotto ed è tanti cari saluti. E il problema è che quello adesso è incazzatissimo, è arrabbiatissimo con noi, signori, quindi dobbiamo decisamente cambiare strada. La nostra avventura continuerà in questa direzione, signori. In questa direzione, perché quelli, mo, appena vado di là, non è che mi ammazzano di più, signori, di più. E siccome c'ho un bellissimo piccone in diamante, vorrei evitare di morire male. Quindi andiamo in un'altra direzione completamente. Vediamo cosa riusciamo a trovare, signori. Vediamo cosa riusciamo a trovare. Il video non parte benissimo. Il video non parte benissimo. Signori, questa è una botta di fortuna, signori. Fortezza trovata. Abbiamo trovato la fortezza, signori. Tanto è vero che sta laggando tutto quanto il gioco. Abbiamo trovato, mannaggia a voi, chi non me lo dice pure, la fortezza. Obiettivo raggiunto. Obiettivo raggiunto. Fortezza trovata, signori, bella così, bella così. Ok. Fortezza uguale casse e uguale Blazerod, però è anche Wither Skeletor, cazzarola, fermi tutti. Questo è un grossissimo problema. Abbiamo un fottutissimo problema, signori. Già ci sono le Blazerod che ci aspettano, ma anche quei Wither Skeletor che non è un'ottima situazione, decisamente no, decisamente no. Quelli mo appena mi vedono partono, anche le Blazerod parteranno malamente per venirci a colpire. E questa è una situazione molto particolare, quindi io direi di fare velocemente una corsa in quella direzione. Fare un buco qui nel muro, velocemente, e intanto infilarci qui. Qualcuno di quelli mi ha visto? No, ok. Quindi avviciniamoci piano piano, signori, fino a quando vediamo. Avviciniamoci piano piano, signori. Conquistiamo la fortezza. Conquistiamo la fortezza con nonchalance. Questo video si concluderà con la conquista della fortezza. Ok, io non mi sono fatto nemmeno l'arco. Mannaggia a me. Ecco, questa è stata una cosa sbagliata. Non farci l'arco è stato un errore grossolano. Un errore grossolano. Le Blazerod già hanno rotto le scatole. Chiudiamo un attimino qui, velocemente, e andiamo di qua. In tutto questo noi abbiamo anche un ok, altra apertura che dobbiamo cercare di chiudere velocemente. Sta facendo un tunnel per raggiungere. Si sta distruggendo il piccone. Non buono, non buono, però ok. Mi fanno più paura quei due Wither Skeleton là, sinceramente. Quindi voglio un attimino riuscire a conquistare la fortezza. Che dovrebbe essere qui, ok. Mi vedono quei Wither Skeletor? Per ora no, mi hanno visto le Blazerod. Mannaggia a voi chi non ve lo dice pure. Tu cosa cazzarola ci fai qua? Aia, 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 aia. Ma vi levate, ma guarda che mi andando. Ah. No, no. Abbiamo un problema tecnico-tattico, signori. Abbiamo un problema tecnico-tattico. Perché quel Wither Skeletor non mi vede? Sono tanto brutto? Allora, visto che il Wither Skeletor non mi vede, io me. Eccoli, mi hanno visto, mi hanno visto, mi hanno visto. Gravissimo, gravissimo, gravissimo. Ok, signori, primo Wither Skeletor della serie. Non pensavo succedesse, ma anche di Wither Skeletor ce li portiamo a casa. E zio, e zio. Ok, lui mi sta vedendo pure, perfetto. Ok, era impensabile che mi droppassero già un coso, quindi siamo tutti contenti, siamo tutti tranquilli. Aia. Mangia zio, mangia di un panino, mangia di un panino, mangia di un panino. Allora, signori, io per questo video di oggi mi fermerei qui. Mi fermerei qui, decisamente sì. Con la fortezza conquistata, l'abbiamo trovata. Nel video di domani faremo tutto, signori. Prendiamo le Blazerod, cercheremo gli Enderman, faremo di tutto, signori. Piano piano andiamo avanti. Detto questo, io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti, per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui domani per un nuovo episodio. Bella raga, ciao!